Buongiorno a tutti, come state? Dunque, a volte a scuola, quando i prof ti raccontano così le vite degli autori, no? È sempre quella sensazione, insomma, come dire, sì, bello, quello che ha scritto questo, quest'altro, molto interessante, ma cioè, la vita dello scrittore a volte non è così interessante. Non so, prendiamo l'esempio di George Martin, che ha scritto Il Trono di Spade, no? Un ciclo di romanzi che parla di draghi volanti, guerre fratricide, lotte, sangue, di tutto, ma se andiamo a vedere su Wikipedia la vita di George Martin, cosa leggiamo? Dal 73 al 76 diresse tornei di scacchi per l'Associazione Continentale di Scacchi. Ah, no, oggi io vi parlerò di un autore che sì, ha scritto alcune fra le poesie più importanti della letteratura italiana e sì, è stato autore di alcuni grandi bestseller, ma la sua più grande opera d'arte, la storia più fantastica e avventurosa anche più dei suoi libri, è stata la sua vita. Vi dico solo che in questo mio breve racconto, a un certo punto, gli vedrete fare le seguenti cose. Fingersi morto, anzi far credere a tutta Italia di essere morto. Fidanzarsi con la figlia del prof, che voglio dire, cioè guidare un esercito e occupare militarmente un'intera città per un anno e mezzo, trasformandola in una specie di città di figli dei fiori, e poi sfide a duello, soldi, lusso e naturalmente una strage, letteralmente una strage di donne innamorate pazze di lui. Signore e signori, Gabriele D'Annunzio. Cominciamo subito col dire che la vita di D'Annunzio era destinata a diventare mitica prima ancora che lui nascesse. Sì, perché prima che Gabriele venisse al mondo, suo padre decise di cambiare cognome. Sapete perché? Perché non aveva proprio un nome di quelli che dici: wow, questo diventerà famoso! Si chiamava, il vero nome di D'Annunzio sarebbe dovuto essere Rapagnetta. Sì. Doveva chiamarsi Gabriele Rapagnetta. Ma Gabriele D'Annunzio, non più Rapagnetta, nacque a Pescara nel 1863. La madre era una donna silenziosa e riflessiva, il padre un donnaiolo incallito. Chissà da chi può aver preso Gabriele. A 11 anni il padre lo manda al liceo Cicognini di Prato, a quei tempi una scuola durissima. Si studiava dalle 8:30 del mattino fino alle 8 di sera. E voi vi lamentate della vostra scuola? Già dopo pochi mesi però Gabriele si distingue. Un giorno guida una vera e propria sommossa popolare contro le polpette schifose che servivano in mensa. Aveva 11 anni. Naturalmente finì in punizione e il padre dovette pagare tutti i danni. Nel 1879, a soli 16 anni, Gabriele scrive il suo primo libro di poesie, Primovere. E diciamo che per quel tempo i testi di alcune poesie erano un po'... sì, magari oggi ci farebbero sorridere, ma al tempo erano un po' sconci. E infatti il libro venne sequestrato e vietato nel suo collegio. Ma non fu tanto per i testi, per il libro, ma quanto per la geniale mossa di marketing. Stava per uscire la seconda edizione di questo libro e apparve su una rivista nazionale un articoletto: il giovane poeta Gabriele D'Annunzio è morto cadendo da cavallo. A quel punto fu come quando morì Freddie Mercury e tutti andarono a comprare i dischi dei Queen. Tutti andarono a prendere e leggere il libro di questo giovane, povero poeta morto a soli 16 anni. Peccato solo che dopo una settimana D'Annunzio comparve come se niente fosse a una festa. A quel punto, a soli 16 anni, era già una star. Lo chiamavano giornali e riviste per scrivere articoli di tutti i tipi. E, sempre in quegli anni, arrivò il suo primo grande amore per chi? Per la figlia di uno dei suoi prof del liceo, Giselda. Come fece a conquistarla, Gabriele? Le scrisse 500 lettere in un anno. Oggi forse sarebbe reato di stalking. Ma con lei funzionò, la fece innamorare. Fu un amore intenso, grande, eterno? No, eterno no. Sì, perché quando D'Annunzio andò all'università a Roma la lasciò. E Giselda morirà in manicomio nel 1942 e non sarà l'unica delle donne di D'Annunzio a finire in manicomio a causa sua. Perché la lasciò? Perché a Roma aveva incontrato il suo secondo grande amore, Maria Hardouin, figlia di un ex tenente francese, solo che c'era un piccolo problema. Lei aveva 19 anni e a quel tempo 19 anni si era minorenni. E allora cosa fece? Una cosa che a quel tempo era quasi normale, si faceva insomma la fuitina. Cos'è la fuitina? È quando due giovani ragazzi scappano di casa e passano 2 giorni lontano. Di solito si faceva in una casetta di campagna, insomma nascosti, ma lui è D'Annunzio, potrà mai fare così? No. Fece la fuitina con Maria a Firenze e lo disse a tutti i giornali. Fu uno scandalo pazzesco, ne parlarono tutti. Solo che come gestì D'Annunzio la fama e il successo? Non sempre bene. Innanzitutto perché accumulava debiti su debiti. Sì, D'Annunzio era uno che comprava di tutto, quadri, statue, oggetti di antiquariato, non sapeva resistere. Sì, perché D'Annunzio ebbe
ebbe tanti vizi in vita sua, ma uno in particolare, la bellezza. D'Annunzio era bellezza dipendente. Presente il termine beni culturali? Lo ha inventato D'Annunzio. Sì, perché per tutta la vita D'Annunzio si dedicò a difenderli in ogni modo, salvando chiese, monumenti, affreschi, statue, libri, spartiti e anche ricettari. Nel 1902 crollò purtroppo il campanile di San Marco e D'Annunzio pianse come se fosse morto un suo amico. Eh sì, inventò beni culturali, ma D'Annunzio inventò tantissime parole perché era un glottoteta. Un glottoteta è proprio uno che inventa parole. E alcune di quelle che furono inventate da D'Annunzio le usiamo ancora oggi. Per esempio, tramezzino, velivolo, vigili del fuoco, scudetto, automobile. Comunque, dicevo, a causa delle sue spese pazze finì quasi in disgrazia e anche coi libri non gli andava molto bene. Si fece la fama di essere un poeta licenzioso. Cosa vuol dire licenzioso? Uno un po' fissato con certe cose, un po' sconce, insomma. Un critico in particolare chiamò le sue poesie invereconde. E D'Annunzio cosa fece? Lo sfidò a duello. Nel duello rimediò una bruttissima ferita alla testa e questa ferita fu curata male dal suo medico e alla fine, molto giovane, D'Annunzio rimase già calvo. Ma poi la svolta. A 25 anni D'Annunzio si chiude in un convento per 5 mesi, sparisce, non vede più nessuno e passa tutto il suo tempo a scrivere. Che cosa? Il suo capolavoro. Un romanzo intitolato Il piacere. Il protagonista è un artista, Andrea Sperelli, che cerca di dimenticare la bella Elena Muti che l'ha lasciato e lui prova in tutti i modi a dimenticarla con altre donne, in particolare con Maria Ferres. Poi una notte, mentre è con Maria, pronuncia il nome di Elena e così poi... Mi fermo, non spoilero. No spoiler, no spoiler. Il libro diventa un bestseller europeo. Dopodiché, dopo qualche anno, D'Annunzio conobbe il grande amore della sua vita, Eleonora Duse, una delle attrici più famose, più belle, più amate del tempo. Una relazione turbolenta, fatta di tradimenti, fughe, ti voglio, ti prendo, ti lascio, ti voglio, ti lascio, ti prendo, ti voglio, ti lascio. Insomma, fuoco e passione. Per lei scriverà forse la sua poesia più bella, La pioggia nel pineto. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Fermi tutti, che ora è? No, 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 non è possibile raccontare la vita di D'Annunzio in pochi minuti. Vi lascio solo con l'ultima perla. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, cosa fece D'Annunzio? Salì alla guida di un esercito e occupò la città jugoslava di Fiume. Per 16 mesi ne fu il governatore e per 16 mesi a Fiume si visse come in una città di figli dei fiori, dove si facevano feste tutti i giorni, musica, libertà, libero amore di tutto. Gabriele D'Annunzio visse ancora molti anni e nell'ultima parte della sua vita si avvicinò a Mussolini e al fascismo. A Hitler no, però. D'Annunzio chiamava Hitler il pagliaccio feroce. Mussolini, attratto ma anche spaventato dal suo carisma, gli concesse di vivere gli ultimi anni della sua vita nella splendida villa al Vittoriale sul lago di Garda. Una casa che in realtà è un gigantesco museo per un uomo la cui vita fu un'opera d'arte.